Take a moment right here, feeling like a sound gear. L'altro giorno stavo guardando i miei poster che ho del Milan, della fatidica Champions del 2007, la rivincita contro il Liverpool, e puntualmente ogni volta mi soffermo su questo viso qua, quel ragazzo dietro ad Ancelotti con il faccino un po' tondo che non ho mai capito chi cazzo fosse. Facendo qualche ricerca finalmente, dopo tanto tempo di dubbi e dilemmi dove non sono riuscito a dormire per svariate notti, sono riuscito a capire chi fosse quel ragazzo là, quel ragazzo che non ha mai giocato in quella Champions del 2007, ma che, cercando appunto su Wikipedia, tra i suoi prestigiosissimi trofei troviamo quella fatidica Champions League del 2007 con il Milan. Questo ragazzo è Leandro Grimi. Leandro Grimi, che appunto ha vinto quella Champions nel 2007 con il Milan, per poi aver vinto anche il campionato argentino con il Racing Club, la Supercoppa di Portogallo con lo Sporting Lisbona e la Coppa del Portogallo con lo Sporting Lisbona l'anno dopo della Champions con il Milan. Cioè, insomma, un talento indiscusso. Nel Milan quell'anno ha fatto ben 3 presenze e 0 reti. Non mi ricordo quando e come abbia mai giocato nel Milan, o comunque sia quando sia entrato. Cercando su Google troviamo solamente 3 foto. Troviamo questa foto di presentazione nell'anno appunto 2006-2007 del Milan, questa foto in campo, ma non mi ricordo in quale benedettissima partita, ed infine quest'altra foto. Eccolo qua, il terzino sinistro che il Milan prelevò dal Racing Avellaneda per 2 milioni di euro nel gennaio 2007. Addirittura ci è costato 2 milioni di euro questo qua, e ora non riusciamo ad offrire 1 milione per Caceres. Le sue prime parole al rossonero furono queste: Maldini è il mio modello, magari un giorno potrei essere come lui, sono un difensore laterale che va in attacco e se Dio vorrà potrei diventare il nuovo Maldini. A San Siro si gioca l'andata dei quarti di Coppa Italia e il Milan ospita l'Arezzo, che milita in Serie B. Finisce 2-0 per il Milan e al 14° del secondo tempo Grimi entra al posto di Cafu, insomma una leggenda per un'altra. Dopo 3 mesi entra negli ultimi 10 minuti di Ascoli-Milan, finita 5-2 per i rossoneri, quando il risultato è già congelato. In pratica, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, mentre l'argentino resta in panchina. Sapete quanti anni ha ora questo ragazzo, tra virgolette? Ha 31 anni, infatti è dell'85, e milita nella squadra Racing Club. A voi la parola.